ritorno dei quarti di finale della Coppa UEFA, l'incontro tutto italiano fra Napoli e Juventus. L'arbitro, il tedesco orientale Kirschen, sta aspettando che si sollevi la nebbia dei fumogeni con cui il pubblico del San Paolo ha salutato l'ingresso in campo delle squadre, che sono già schierate alla destra dei vostri schermi in maglia bianconera la Juventus, alla sinistra in maglia azzurra il Napoli. Le formazioni che sono state annunciate ricalcano quelle già previste nei giorni scorsi. Nella Juventus c'era l'incertezza fra l'impiego di Laudrup o di Magrin, e Laudrup che va in campo. È cominciato l'incontro, vediamo subito dunque le formazioni delle due squadre. La Juventus gioca con Tacconi, Bruno, De Agostini, Galia, Brio, Tricella, Marocchi, Ribarros, Altobelli, Mauro e Laudrup. Il Napoli gioca con Giuliani, Ferrara, Francini, Corradini, Alemao, Renica, Carannante, Crippa, Careca, Maradona e Carnevale. Nel Napoli Fusi e De Napoli sono indisponibili per squalifica. C'è subito un calcio di punizione in favore del Napoli, battuto dal suo capitano Maradona, con uno spiovente che viene controllato da Marocchi nell'area di rigore della Juventus. Juventus che all'andata, 15 giorni fa a Torino, ha vinto per 2-0 con un gol di Bruno e con un autogol di Corradini. Vediamo Tacconi che si accinge al rinvio, spalti come vi dicevo enormemente gremiti. Ecco Alemao, il rilancio di Alemao mette in movimento Carnevale, mentre il centro era andato Careca a sostegno di Carnevale, era salito in attacco anche Francini. Ecco la panchina del Napoli, dove l'allenatore Bianchi ha portato soltanto 4 giocatori, il portiere Di Fusco, Bigliardi, Romano e Neri, non c'è il numero 15. Un rilancio di De Agostini trova la metà campo napoletana vuota, c'è soltanto Renica che può amministrare prima di dosare questo lancio, per la verità non molto preciso, era indirizzato verso la zona dove agiva Maradona. La rimessa in gioco è dunque juventina, con Marocchi cerca di intercettare Maradona che comunque fa un velo di disturbo. Barros, l'intervento poi per il gol della Juventus per un una manovra, però viene annullato l'arbitro, ha annullato il gol. C'era stato un po' di malinteso nella retroguardia del Napoli di cui Laudrup era riuscito ad approfittare, ma l'arbitro però, ecco che rivediamo l'azione, l'arbitro a questo punto aveva già fischiato quando Laudrup era arrivato a tirare su Giuliani in uscita. Sempre dunque 0-0, con questo brivido provocato anche dal fischio dell'arbitro, che non si è francamente sentito nella bolgia. Ovviamente soltanto i giocatori in campo se ne sono accorti, il pubblico non ha avuto la possibilità di rendersi conto di quello che aveva fatto, o meglio di quello che aveva fischiato l'arbitro. C'è il calcio di punizione intanto in favore del Napoli. Vediamo Renica e Maradona sulla palla. Molto distante, però Renica e Maradona sono entrambi eccellenti tiratori. Renica prova il suo sinistro, che sul quale si era portato prontamente Francini. Nelle Napoli ci sono 4 difensori, considerando che c'è soltanto un attaccante puro nella Juventus come Altobelli. Alcuni di questi, soprattutto Carannante e Francini, avranno compiti più di sostegno e di supporto all'attacco. Primo calcio d'angolo in favore del Napoli. Anche Ferrara, Maradona va ancora al cross, colpo di testa, forse c'è un fallo di mano, ritenuto comunque involontario. Si sviluppa questa mischia che viene risolta poi da Altobelli. È Altobelli che porta fuori la minaccia dalla propria area di rigore, una mischia molto serrata. Tanto c'è stato un fallo su Tricella e quindi il calcio di punizione in favore della Juventus, con cui viene ripreso il gioco per il fallo di Ferrara su Tricella. Ecco che avanza Mauro per la Juventus.
partita che è cominciata subito con molti brividi, con molte emozioni. Marocchi, Laudrup incrocia verso Mauro, intervento invece del brasiliano Alemão. E Alemão che imposta per il Napoli, affiancato da Carnevale. Careca, il brasiliano cerca la collaborazione, la trova spostando il gioco sulla destra, dove c'è un fallo su Crippa. Intervento falloso su Crippa e calcio di punizione in favore del Napoli. Ecco che ci viene riproposto l'episodio dell'intervento di De Agostini su Crippa e c'è il calcio di punizione in favore del Napoli. Batte Maradona, spiovente verso Francini e Renica, che erano saliti entrambi i difensori insieme a Carnevale. Ancora restano in attacco sia Renica che Francini, mentre Bruno si accinge al rinvio verso Galia. Intercetta Carannante, riprende Tricella, attaccato da Maradona, sono i due capitani delle formazioni. Palla che finisce in fallo laterale per la rimessa in gioco juventina, 5 minuti e 45 di gioco nel corso del primo tempo, un avvio tambureggiante, con un brivido per i tifosi del Napoli con il gol di Laudrup annullato per un precedente, irregolarità dello stesso Laudrup, e poi invece tutto il resto di questo scorcio iniziale, un continuo premere da parte del Napoli. La Juventus ovviamente forte del vantaggio dei due gol, cerca di puntare tutto sul contropiede, l'ho cercato anche adesso, c'è un fallo sull'Audrup da parte di Crippa e c'è l'ammonizione a Crippa. Ammonito Crippa, e c'è da dire che Crippa era uno dei 10 giocatori che erano già ammoniti in Coppa UEFA, per cui il prossimo impegno di Crippa in campo internazionale nelle coppe europee non lo vedrà protagonista perché sarà sicuramente squalificato. Battuta la punizione, avanza la Juventus, manovra con Mauro che apre il gioco dalla parte opposta verso Marocchi, si sviluppa un'altra mischia che libera poi al cross pericolosamente la squadra juventina con Altobelli ancora, ma dopo un invio di Alemão sullo stesso Altobelli è andato Carnevale in azione di copertura. C'è stata un'azione con un tiro cross di Altobelli verso il centro, fermato da Alemão, e poi ancora Carnevale in chiusura su Altobelli, ha fermato questo insidioso contropiede della Juventus. Schema della partita secondo le previsioni tattiche abbastanza scontate: Napoli che deve ribaltare lo 0-2 di Torino, Juventus che cerca la copertura e cerca però poi di sfruttare il contropiede. Su Careca è intervenuto Bruno, Brio è su Carnevale, Bruno è su Careca. Dopo un intervento di Corradini, un rinvio di Renica, avanza Alemão. Bel controllo del brasiliano, incrocia con Maradona, passaggio di ritorno di Maradona ancora ad Alemão, nuovamente per Maradona, quasi in zona tiro, palla che arriva in area dove Francini non riesce a concludere. Renica ripropone ancora un lungo campanile nella zona di Tacconi, c'è un calcio di rigore. Calcio di rigore in favore del Napoli. Calcio di rigore per un fallo su Careca. Adesso Gambuti ci ripropone, c'è stato un lunghissimo rinvio, ecco il lunghissimo rinvio di Renica, lunghissimo, e vediamo che Brio va all'inseguimento della palla, intanto ecco il fallo su Careca, è Bruno che commette il fallo, fallo su Careca, mentre è rimasto a terra Francini nell'azione precedente, ma era ininfluente la sua posizione a giudizio dell'arbitro, che ha ritenuto ininfluente il fatto che ci fosse quel giocatore del Napoli a terra lì nell'area di rigore, quindi ha ritenuto regolare lo svolgimento dell'azione, il rilancio di Renica e il fallo su Careca da parte di Bruno, mentre vediamo ora Stefano Tacconi che va probabilmente proprio a indicare al guardaline la posizione
del giocatore del Napoli che era rimasto a terra. C'era quel giocatore a terra, l'arbitro, ripeto ancora, lo ha ritenuto ininfluente, ha ritenuto ininfluente la sua posizione. Ora Diego Armando Maradona sta per battere il calcio di rigore e siamo al 9 minuti e mezzo del primo tempo. Tacconi va in porta mentre Maradona è da tempo pronto. Tiro, gol, Napoli in vantaggio al 10° minuto con un calcio di rigore di Diego Armando Maradona. La partita prende subito il binario che il Napoli si augurava, cioè segnare subito per poter rendere credibile la possibilità di rimonta e contemporaneamente per rendere ovviamente più problematico il piano di difesa del risultato dell'andata da parte dell'avversario. Napoli 1, Juventus 0, gol su calcio di rigore di Diego Armando Maradona, rigore concesso dall'arbitro Kirchen per un fallo di Bruno su Careca. Carnevale evita Marocchi, ma c'è ancora un altro fischio dell'arbitro. È assolutamente impossibile riuscire a percepire il fischio dell'arbitro nel grande tifo che c'è al San Paolo. Calcio di punizione in favore della Juventus. Avanza Galia, va alla conclusione fuori. Giuliani, Ferrari, Renica, dal cui lunghissimo rinvio è nato l'episodio del calcio di rigore. C'è un intervento duro su e c'è l'ammonizione, ammonizione anche a Galia. Ammonito Galia dopo che è stato ammonito Crippa. E anche Galia fa parte del gruppo dei 10 giocatori sotto rischio di squalifica, quindi sia Galia che Crippa dovranno saltare sicuramente per squalifica il loro prossimo impegno di Coppa, quale che sia. Ovviamente in qualsiasi squadra, anche se la cosa dovesse non è ovviamente o il Napoli o la Juventus soltanto, andranno avanti, quindi uno dei due giocatori dovrà scontare la squalifica per forza di cose nell'anno prossimo, e anche qualora dovesse cambiare squadra ovviamente la squalifica è ad personam, quindi sarà il giocatore nella nuova squadra che salterà eventualmente il turno. Sul rinvio di Stefano Tacconi in basso subito entra in possesso di palla Crippa che scambia con Maradona, ma va via Laudrup fronteggiato da Corradini. Corradini ancora, Laudrup gli ruba la palla, Barros, ancora Laudrup, combinazione dei due stranieri della Juventus, il terzo è Zavarov che non è presente, poi il controllo finale del danese Michael Laudrup non è dei più felici, l'azione sfuma a fondo campo. Nella Juventus manca dunque Sasha Zavarov, negli ultimi tempi non in perfetta condizione. Ed è un peccato per Zavarov che aveva dovuto saltare i primi turni nello scorso anno proprio perché non aveva ancora la possibilità di partecipare. Ecco intanto questa azione di affondo del Napoli con Carnevale. Va via lungo l'out destro, non riesce poi ad effettuare il cross in tempo utile prima che la palla gli sfugga in fondo campo. Zavarov era stato ingaggiato dopo il 15 agosto, quindi non aveva la possibilità di partecipare alle coppe, soltanto dal primo turno dell'89 ha potuto riprendere, ha giocato la partita di andata, ma Zoff ha preferito rinunciare a lui ed è in panchina. Mauro, Barros, cerca lo spunto Barros su Francini, Corradini, Corradini è sull'Laudrup,
il rinvio di Corradini intercettato, poi salta bene ancora lo stesso Corradini sul rinvio, sul primo rinvio, controlla la difesa del Napoli, Alemão con la consueta maglia numero 5 cara ai brasiliani, i centrocampisti brasiliani hanno una devozione speciale per il numero 10 e per il numero 5. Un intervento un po' spigoloso su Maradona che batte la punizione con cui viene ripreso il gioco, ma l'arbitro fa ripetere la stessa operazione. E siamo così al quarto d'ora del primo tempo al San Paolo di Napoli. Napoli in vantaggio per 1-0 sulla Juventus. Un gol di Maradona che sta per battere questo calcio di punizione. Lo spiovente di Maradona in area, controllato dai difensori juventini, Laudrup, Di Agostini, ancora Tricella, Di Agostini, colpo di testa di Altobelli, Corradini, intercetta ancora Marocchi, apertura verso Mauro, ma è in anticipo su di lui Maradona, che lascia scorrere la palla in fallo laterale, effettuando lui stesso la rimessa in gioco per Carannante. Quindi Maradona, Carnevale, sul quale agisce Sergio Brio, va a raddoppiare la marcatura Mauro, ma Carnevale la spunta fra i due, arriva a sostegno anche Maradona, spinto poi da Mauro, ancora un intervento di Kirchen, ancora un calcio di punizione in favore del Napoli, diventa una specie di calcio d'angolo, questo calcio di punizione che sta per battere Maradona. Si schierano in area i giocatori proprio come un vero e proprio calcio d'angolo, con Francini che viene in avanti, anche Ferrara in avanti. Ecco la battuta molto lunga verso Ferrara, poi Carannante colpisce di testa, tentativo di rovesciata volante che fa arrivare la palla ancora nella zona di Ferrara, che va alla conclusione e il Napoli ottiene il secondo calcio d'angolo della partita. Ma l'ultima deviazione non è juventina, quindi non è calcio d'angolo, ma come vedete rimessa dal fondo. Perentorio rinvio di Ferrara, esce Tacconi, era Carnevale la punta più avanzata. Tricella, Mauro, Laudrup, ancora Mauro scambia con Laudrup, Barros cerca di entrare in area di rigore, controlla Renica che appoggia indietro a Giuliano. Carannante, Maradona, Renica, Alemão, vicino a c'è Corradini, Alemão studia la situazione prima di impostare a beneficio di Crippa, è sbagliato il passaggio di Crippa, contropiede della Juventus con Laudrup, il lancio poi finisce innocuo nell'area di rigore napoletana. Crippa, intervento di Bruno sull'ex torinista e quindi c'è un calcio di punizione in favore del Napoli. Vediamo Gareca che si allontana mentre resta sulla zona di battuta Maradona, dietro a lui c'è Crippa, mentre vanno in area a piazzarsi gli altri giocatori del Napoli, avanza Maradona, c'è un rimpallo che lo colpisce involontariamente, resta quasi tramortito Maradona dal pallone rimpallato involontariamente sul volto del capitano del Napoli, che è l'autore del gol sul calcio di rigore con cui il Napoli conduce dal decimo minuto del primo tempo. Rinvio molto lungo di Tacconi, nella tre quarti il colpo di testa di Corradini, quindi Marocchi, Mauro. Ancora verso Marocchi, allargata l'azione di Mauro,
l'affondo tentato da Marocchi che cerca di andare al cross, Carannante lo ferma in calcio d'angolo, è il primo angolo per la Juventus, un angolo per parte al 19esimo minuto e 25 del primo tempo. Viene in attacco anche Brio, la Juventus ovviamente porta anche lei i suoi attaccanti, anche Bruno autore del gol dell'andata. Esce Giuliani e blocca in presa tranquilla. Sul rinvio di Giuliani va via Careca in contropiede, Careca scavalca anche il secondo avversario che era Tricella e ci sarà l'ammonizione anche a Tricella. Così è infatti ammonito Tricella con un... questo fallo su Careca ed è visto lanciato molto bene da Giuliani, intelligente il rinvio di Giuliani, molto pronto guizzante Careca e anche per Tricella ci sarà la squalifica, anche Tricella era uno dei 10 giocatori fra Napoli, fra napoletani e juventini sotto rischio di squalifica. Vediamo Riccardo Alemão che sta per battere il calcio di punizione in favore del Napoli, si infoltisce l'area di rigore juventina, svetta e colpisce di testa bene, ma risponde altrettanto bene il portiere juventino Carnevale. Ecco la ripetizione, il lancio di Alemão, il colpo di testa di Crippa e l'intervento da parte di Taccone. Botte risposta su questo calcio di punizione al 20esimo del primo tempo, partita in equilibrio, partita molto bella, molto vibrante, con contenuti agonistici superiori forse a quelli tecnici, ma senza disdegnare l'aspetto tecnico, vista anche la presenza di tanti giocatori di classe che sono presenti. Ecco in azione Laudrup, palla appoggiata ancora a Laudrup che fa filtrare in qualche modo verso Barros, arriva poi per il tentativo di tiro di Agostini, ribattuto il suo tiro sul corpo di un difensore, palla che finisce in fallo laterale. Rimessa in gioco juventina di Agostini, Laudrup, Laudrup mette al centro, colpo di testa tentato in acrobazia, in situazione abbastanza difficile, da Altobelli con conclusione sul fondo. Alemão. Gli andava incontro Careca, poi scatta Careca, Maradona lo vede, cerca di impostare proprio verso Careca sul quale c'è Bruno in anticipo. Palla che finisce in fallo laterale, l'ultimo tocco è di Careca, rimessa in gioco juventina. Ecco Marocchi. Rimessa di Marocchi, Alemão intercettato per Crippa, Maradona fa filtrare ma non c'è nessuno, Tricella può controllare il rinvio servendo Laudrup che ha avuto qualche difficoltà a mantenere l'equilibrio, quindi Tricella adesso imposta con la collaborazione di Mauro. Galia, Marocchi, ha intuito tutto Maradona che ha riconquistato la palla, Brio però anticipa Carnevale e quindi Marocchi lo ferma molto bene attendendolo Carnevale con giusto senso della posizione. Carnevale e Carannante invita all'azione Alemão, Careca, combinazione dei due brasiliani. Careca tenta l'affondo, combinazione ancora con Alemão, si libera il varco per Alemão che va al tiro, angola troppo Alemão. Bellissimo il duetto fra i due brasiliani, Careca ed Alemão, sull'ultimo passaggio di ritorno di Careca Alemão ha trovato il varco buono per andare al tiro ma ha angolato troppo il suo rasoterra, conclusione sul fondo. Sempre Napoli 1, Juventus 0 e siamo al 24esimo minuto del primo tempo. Sul rinvio di Tacconi non c'è il
intervento falloso, quindi Corradini va al rilancio. Careca, Bruno lo ferma in fallo laterale, Maradona servito da Crippa. Maradona, il cross è troppo corto, tricella, quindi Parros che parte questa volta arretrato. Altobelli lo aggira molto bene alle mani. Buon pallone servito per Maradona, combinazione che non riesce con Crippa e quindi rinviene la difesa juventina, ma è ancora Maradona, approfitta di un rilancio, tenta poi un pallonetto, ma Tacconi è pronto. Era pronto però anche Francini, che si era inserito molto bene sulla traiettoria del pallonetto tentato da Maradona. Brio, Barros, Galia, che anche oggi gioca su Maradona come nella partita di andata. Le marcature della Juventus sono Bruno su Careca, Brio su Carnevale, Galia su Maradona. Ferrara gioca su Altobelli invece nella Juventus, la Juventus ha soltanto Altobelli come punta pura. Batte intanto Mauro questo calcio di punizione in favore della Juventus proprio verso Barros, sul quale c'è Corradini, lo ferma molto bene Corradini senza ricorrere al fallo. Il rilancio verso Alemão, qui viene affidato il compito di impostare questa nuova azione, ma sbaglia Alemão, viene fermato da Mauro, possibilità di contropiede per la Juventus, Mauro è fuori gioco, fuori gioco. Battuto rapidamente l'offside, viene in avanti il Napoli con Crippa adesso servito nella posizione di ala destra a far proseguire Maradona, che stabilmente si trova più sul versante destro. Ecco ancora un bel intervento di Maradona che recupera un prezioso pallone, apertura, colpo di testa, schiacciato a terra. Sulla conclusione vedete che Careca ha applaudito l'intervento di Tacconi. C'è un Careca molto determinato questa sera, un Maradona molto pronto ad ispirare le manovre della squadra. Anche Alemão, rispetto alla partita dell'andata, una posizione forse più giusta, gioca centrale e non defilato nella posizione laterale, quella diciamo tradizionale di De Napoli. Nel ruolo di De Napoli oggi gioca praticamente Crippa e questo consente a Alemão di giocare più da centrale, un ruolo che il brasiliano preferisce. Poi va anche detto che c'è un rodaggio maggiore per Alemão, che era reduce praticamente da una lunghissima inattività, aveva appena giocato uno scampolo di partita nella domenica precedente, segnando anche un gol. Ecco la punizione lunga sulla quale non si fa sorprendere Tacconi, con i difensori del Napoli a turno, una volta Renica, una volta Francini, più raramente Ferrara. Cercano di inserirsi pericolosamente nell'area di rigore avversaria, soprattutto in occasione di calci piazzati. 28 minuti di gioco al San Paolo di Napoli, Napoli in vantaggio per 1-0 sulla Juventus con un rigore di Maradona al decimo minuto, concesso dall'arbitro tedesco orientale Kirchen per un fallo di Bruno su Careca. È l'incontro di ritorno dei quarti di finale della Coppa UEFA. All'andata la Juventus aveva vinto per 2-0 ed era stato l'incontro di tutta quanta la serie delle 12 partite che aveva avuto il più ampio margine di scarto in un turno di andata estremamente equilibrato. La Juventus sta per battere questo calcio di punizione con De Agostini. Nello spiovente Altobelli, poi controllo davanti di Renica, davanti alla propria porta, con un lunghissimo rinvio nella zona della panchina napoletana, rimessa in gioco juventina, De Agostini ancora, verso Barros,
che cerca di sfuggire al controllo di Crippa, l'ultimo tocco è comunque juventino, la rimessa in gioco di Maradona. Giuliani, Renica, Crippa, Maradona, bel disimpegno per Corradini che viene in avanti, va al traversone verso Careca, l'intervento di Bruno non è completo e quindi poi la difesa juventina deve buttar via un po' in affanno. Maradona non riesce a mantenere la palla in campo questa volta. Intervento dell'arbitro. Ha segnato il calcio d'angolo al Napoli, eccolo. Francini salta ma non colpisce la palla. Crippa può recuperare, servendo all'indietro Renica che riprova ancora il lancio lungo. Questa volta c'è un fuorigioco però. Questa volta c'è un fuorigioco. Crippa aveva ritentato il lancio lungo come era stato fatto al nono minuto in occasione poi dell'azione che ha provocato il contropiede di Careca e il fallo di Bruno su Careca. La via elegantemente Laudrup verso Altobelli, intervento in area con contrasto fra Barros e Renica. Alemão, Crippa, rinviene De Agostini e ferma la situazione, recuperando il pallone per la Juventus, imposta Mauro verso Altobelli, ancora un anticipo di Renica. Crippa, Renica, si sgancia il libero del Napoli, imposta lateralmente restando lui in copertura, a fondo tentato da Carannante, inserimento di Carnevale, resiste al contrasto di Brio. Maradona, bella apertura verso Carnevale, cerca un intervento ad effetto per superare l'avversario diretto. È lo stesso Careca che manda in fallo laterale per la rimessa in gioco effettuata da De Agostini a beneficio di Tricella, combinazione ancora fra i due ex veronesi. Barros, Altobelli, inserimento di Crippa che spezza l'azione juventina, quindi Maradona scivola, azione che prosegue ed è Laudrup che allarga per Marocchi. Cross di Marocchi, diventa un tiro altissimo e sbagliato. 32 minuti e 20 secondi del primo tempo, sempre Napoli 1, Juventus 0. Crippa, vince il tackle su Barros, fa proseguire Carnevale, quindi Careca. Questa volta Bruno lo ferma due volte consecutivamente. Ecco Pasquale Bruno, autore del gol all'andata, gol con cui la Juventus sbloccò il risultato nei primi 20 minuti di gioco. Rimesso in gioco di Crippa. Carnevale, nello slancio finisce a terra senza fallo, secondo la interpretazione dell'arbitro che fa proseguire il gioco, che ora si sviluppa con questa manovra juventina. Laudrup aveva iniziato a sinistra e ora si è spostato più stabilmente a destra. Marocchi, c'è un buon anticipo su Altobelli da parte dei difensori napoletani, ma il loro rilancio poi si perde nella metà campo avversaria senza problemi, troppo lontani Maradona e Careca per poter giungere su quel pallone. Careca sta più avanzato, a sostegno c'è Maradona come sempre tutto campo. Carnevale è un tantino più arretrato rispetto a Careca, soprattutto nelle posizioni di partenza dell'azione del Napoli. Mauro, Tricella, Laudrup tornato a sinistra, si allarga bene Di Agostini, Laudrup stringe al centro, va poi
lui stesso a tentare questa conclusione un po' velleitaria da molto lontano senza grossi esiti. Renica. Maradona. Al centro Careca e Carnevale, il cross non li raggiunge. Ma recupera ancora Maradona e viene fermata irregolarmente da Galia l'azione di Maradona. L'arbitro, ecco che vediamo Zoff che sta predisponendo qualche cambio e infatti c'è movimento sulla panchina. C'è movimento sulla panchina, dovrebbe entrare Favero, il numero 13 Favero, ed esce Brio. Esce il numero 5 Brio, entra il numero 13 Favero. Vediamo se Brio zoppica, se ha qualche problema o se è stato un cambio tecnico, una scelta di Zoff. Favero prende il posto di Brio al 35esimo. È entrato Favero. Brio finora aveva controllato Carnevale con Bruno che era andato su Careca. Vediamo se ci sono modifiche. Intanto il gioco riprende con quel calcio di punizione per il fallo di Galia su Maradona. Ecco lo spiovente molto alto, Careca ha mancato, poi effettua questa splendida rovesciata dopo aver mancato una prima conclusione. Azione ancora del Napoli, Crippa, Renica che ripropone ancora un suo lancio nel mucchio. Alemão, c'è il fischio dell'arbitro, è un fuorigioco. Careca è rimasto in fuorigioco, il guardaline sotto la tribuna centrale ha segnalato la posizione irregolare all'arbitro che è il tedesco orientale Kirschen. C'è stato un intervento di Ferrara scorretto e c'è il calcio di punizione in favore della Juventus. Mauro, Laudrup, su Laudrup Corradini, Laudrup si libera scorrettamente di Corradini e quindi il gioco riprenderà con un calcio di punizione in favore della difesa del Napoli, già battuto dallo stesso Corradini a beneficio del proprio portiere Giuliani che invita i compagni ad andare in avanti, intende effettuare il rinvio lungo con il piede, così è infatti, attende Careca. Salta a vuoto insieme a Bruno, poi però lo stesso Careca interviene su una palla respinta da Galia, ma la sua conclusione è nettamente fuori. Attende Corradini sul rinvio di Tacconi, poi c'è un intervento su Crippa anticipato da De Agostini, quindi la palla arriva nella zona di Maradona, c'è ancora un secondo intervento di Maradona che si sta praticando molto in questi recuperi, tackle e agganci volanti per rubare palla sulla tre quarti. Tricella, Laudrup, ancora Laudrup per Mauro. Mauro, apertura per Favero, Marocchi, palla che schizza verso Barros, non riesce la combinazione Barros-Altobelli, Carannante, si perde però il rilancio di Carannante, Marocchi può recuperare lui stesso il pallone, che tricella adesso in posta, in avanti. Centralmente dove si inserisce anche Laudrup, viene in avanti Di Agostini,
Altobelli, De Agostini, Mauro, ancora regolare l'azione nella mischia, ora c'è l'intervento di Kirschen. Barros crippa mentre è rimasto a terra Ferrara, ecco il fallo di Barros su Ferrara, poi arriva anche Crippa, ma il fallo era quello di Barros su Ferrara. Intanto il gioco riprende con il calcio di punizione in favore della squadra napoletana. E siamo così giunti al 40° del primo tempo. Renica batte lungo verso Maradona. Maradona. Colpo di testa di Tricella. Riprende Alemão per Carnevale e fuori gioco. Fuori gioco anche di Carnevale. Vedete il guardaline proprio in linea con la linea di demarcazione dell'area di rigore. Proprio ai 16 metri era. Ancora Maradona che si brodica in questo intervento in tackle scivolato con esiti efficaci. Carannante appoggia indietro al portiere Giuliani. Corradini. Maradona ancora per Corradini, si apre l'azione del Napoli con Carega sulla destra, Corradini aveva servito a sinistra dove si era portato Francini e dove poi è arrivato anche Maradona, ma in un secondo tempo l'intervento di Maradona è scorretto e quindi c'è il calcio di punizione in favore della Juventus. Si rialza Marocchi. Tricella tocca all'indietro a Taccone. 41 minuti 41 secondi del primo tempo, sempre Napoli 1 Juventus 0. Corradini, Barros, va via bene Barros, possibilità di traversone, ecco il cross preciso, Renica poi manda spazzando un po' frettolosamente l'area di rigore. Insiste in avanti ovviamente la Juventus dopo aver battuto questo calcio di punizione, è sbagliato il passaggio di Mauro, si distende ora in avanti il Napoli. Carnevale, Maradona, si defila tutto a destra Careca, Maradona evidentemente lo sa e lo vede lontanissimo e lo pesca in maniera millimetrica. Ottimo spunto di Careca. Torna poi Bruno su di lui, guardaline assegna la rimessa dal fondo tra il disappunto di Careca che voleva il calcio d'angolo. C'è anche Mauro. Rimessa dal fondo. Quarantatreesimo minuto del primo tempo. Vale appena la pena di ricordare che essendo finito l'incontro all'andata per 2-0, qualora il Napoli vincesse oggi per 2-0, si dovrà procedere ai tempi supplementari. Altobelli. Su di lui Crippa, ma ancora insiste Barros, sul quale ora c'è Ferrara. Assegnato all'arbitro un calcio di punizione per il fallo su Barros. Vediamo De Agostini. Ecco la punizione di De Agostini, spiovente molto alto. Salta sulla linea Corradini,
salta sulla linea Corradini, spazzando l'area di porta, contropiede impostato su Careca. Careca va via in contropiede, evita l'avversario, entra in area di rigore, richiudono i difensori su di lui, perde un attimo il tempo Careca, poi mette al centro e l'azione sfuma perché Carnevale viene anticipato da Careca, che era stato bravissimo, eccolo, rivediamo, nella prima fase molto bravo a superare gli avversari, poi qui perde un momento l'attimo, riesce soltanto a conservare con questo robusto taker il possesso della palla, poi però mette in mezzo dove Carnevale viene anticipato, comunque è coperta la palla per il possibile intervento di Carnevale. Un finale molto vibrante, quasi come l'inizio, con un'azione della Juventus e una prontissima replica in contropiede del Napoli. Laudrup ancora, scivola anche Laudrup però e non può completare questo primo abbozzo di contropiede che aveva tentato, e siamo già al 45esimo. Conquista questo bel pallone con Carnevale che va al tiro, gol! Gol del Napoli! Primo tempo e si chiude con il gol di Andrea Carnevale, ribaltata la situazione dell'andata, c'è stato un imperdonabile errore sulla tre quarti da parte dei giocatori juventini. Ecco, vediamo, Alemão che ruba la palla a Mauro. Bravissimo Alemão a rubare la palla a Mauro. Serve Alemão, Carnevale solissimo, e Carnevale dal limite dell'area di rigore prima di entrare fulmina tacconi. Napoli 2, Juventus 0 al 46esimo minuto del primo tempo, eravamo una trentina di secondi al di là del 45esimo. Il Napoli ha raddoppiato proprio come aveva fatto la Juventus all'andata, che nel finale del primo tempo trovò il raddoppio con l'autogol di Corradini. Ora ha trovato, qui non è stato un autogol, però sicuramente la palla persa sulla tre quarti è stata un po' ingenua. Bravissimo è stato Alemão a intuire la possibilità, a rubare, a strappare letteralmente quella palla all'avversario che era Mauro, e a poi pescare molto bene, spiazzatissimo, il compagno Carnevale, che ha potuto fulminare tacconi. Napoli 2, Juventus 0, il tempo è finito da un paio di minuti, ecco che adesso l'arbitro Kirschen manda le squadre al riposo, per adesso è tutto da rifare. Partita che è una fotocopia dell'andata, all'andata era stato 2-0 e così è adesso. Napoli 2, Juventus 0, gol di Maradona al decimo sul rigore, raddoppio di Carnevale. Linea allo studio. Siete nuovamente collegati con lo stadio San Paolo di Napoli, dove sta per cominciare il secondo tempo dell'incontro. Napoli adesso alla destra dei vostri schermi in maglia azzurra. Napoli che conduce per 2-0 con i gol di Maradona al decimo minuto su calcio di rigore concesso per un fallo di Bruno su Careca, e il raddoppio proprio al 45esimo, anzi qualche secondo oltre il 45esimo, per merito di Carnevale, servito molto bene dal bravo Alemão, che è stato rapido a rubare un pallone a centrocampo che sembrava innocuo, pallone che aveva Mauro, gli ha tolto il pallone, ha servito Carnevale proprio appostato al limite dell'area di rigore, che ha trafitto il portiere della Juventus tacconi. Siamo dunque sul 2-0, stesso risultato dell'andata. Ricordo ancora una volta che in caso che questo fosse il risultato finale si dovrà procedere ai tempi supplementari e poi eventualmente, in caso di ulteriore parità, ai calci di rigore per designare la squadra che supererà il turno e approderà alle semifinali previste nel mese di aprile. Ricordo ancora le formazioni delle due squadre, mentre anche in questo avvio di ripresa l'arbitro, che è il tedesco orientale Kirschen, è costretto ad attendere perché c'è questa nebbia provocata dai fumogeni
Ecco la panchina della Juventus, dove Dino Zoff siede con il secondo portiere Rubini, con Magrin, con Zavarov e con Buso. Ha già fatto entrare il numero 13 Favero al posto di Brio al 35esimo del primo tempo. Il Napoli invece ha portato in panchina solo 4 giocatori, il portiere Di Fusco, Bigliardi, Romano e Neri. Vi ricordo ancora le formazioni delle squadre: la Juventus gioca con Tacconi, Bruno De Agostini, Galia, Favero, Tricella, Marocchi, Rui Barros, Altobelli, Mauro e Laudrup. Ecco Ottavio Bianchi sulla panchina del Napoli. Napoli che schiera Giuliani, Ferrara, Francini, Corradini, Alemeo, Renica, Carannante, Crippa, Careca, Maradona e Carnevale. Fusi e De Napoli indisponibili per squalifiche. A proposito di squalifiche, 3 giocatori sono stati ammoniti nel corso di questa partita: il napoletano Crippa, gli juventini Galia e Tricella, che sicuramente saranno squalificati. Sono infatti inseriti in quel gruppo di 10 giocatori che avevano già subito un'ammonizione UEFA. Si trattava di Brio, Barros, Galia, Laudrup, Petricella, Corradini, Crippa, Renica, Romano e Carnevale. Si sta diradando la nebbia dei fumogeni, quindi fra pochi secondi l'arbitro Kirschen farà cominciare l'incontro per questo suo secondo tempo. Il calcio di inizio, calcio d'avvio del secondo tempo è della formazione del Napoli. Nei turni precedenti il Napoli è stato meno ricco di gol della Juventus. Ecco che sta per cominciare il secondo tempo. Manovra il Napoli, Carannante alla maglia numero 7, con un difensore. Sembrata forse eccessiva la presenza di 4 difensori nel Napoli contro una Juventus che ha soltanto una punta effettiva, Altobelli, ma in realtà un paio di questi fanno un lavoro di grande raccordo. Carannante gioca nella zona di Marocchi, i due numeri 7 sono a diretto contatto e all'occorrenza fanno uno il difensore, uno attaccante. Eccoli proprio in questa inquadratura saltare sul pallone, e poi Corradini dopo l'intervento di Alemão. In contropiede viene preso Francini, ma la Juventus non ha potuto gestire questo pallone. La rimessa in gioco di Ferrara, che controlla Altobelli, al libero Renica. Alemão, intercettato il lancio di Alemão, cerca la Juventus una replica, ma c'è questo rinvio lunghissimo dello stesso Alemão nella metà campo juventina, dove Marocchi imposta ancora. Palla appoggiata di nuovo all'ex bolognese. Anticipo di Ciro Ferrara. Carannante fa proseguire molto bene Alemão, gli va incontro Carnevale che prosegue l'azione. C'era Crippa, ecco che viene servito Crippa nella posizione di ala destra. Crippa cerca di far proseguire con scarsa fortuna, però Careca, che gioca un pochino più avanzato di lui. Crippa copre il ruolo di De Napoli come centrocampista esterno di destra. Un bel inserimento in recupero ancora di Maradona, che ne ha fatti moltissimi in questo incontro. Maradona lancia un po' troppo in profondità Careca, che non riesce ad arrivare in tempo sull'apertura del suo capitano. Rimessa in gioco di Bruno verso Tricella, il libero e capitano della Juventus. Prosegue in linea, poi l'azione si sposta verso Marocchi. Movimento di Barros, ma Marocchi invece fa proseguire Galia, quindi Laudrup, sul quale c'è Crippa. Arriva Di Agostini, Di Agostini vince il tackle, va in avanti, viene fermato da Corradini. Ancora Maradona, sempre molto sapientemente appostato. C'è un fallo di Galia su Maradona e c'è un calcio di punizione sulla tre quarti in favore della formazione napoletana. Maradona,
battuto Alemão, Crippa. Alemão. Corradini. Si spinge a sostegno Corradini per Crippa. Viene fermato da De Agostini in fallo laterale. La rimessa in gioco dello stesso Crippa. Maradona effettua il cross a rientrare verso Carnevale, che cerca di fare la torre a beneficio, verso Careca, che cercava di fare la torre a beneficio di Carnevale. Ferrara gira verso Carannante, vince un tackle molto robusto Carannante, viene in avanti ancora il Napoli con Francini, apertura per Careca nella posizione di ala sinistra. Careca, il cross pronto al centro, colpo di testa di Favero, poi controlla la difesa della Juventus nella propria area di rigore. Quindi è stato Tricella che ha portato fuori la palla, adesso è Galia che la manovra, ancora per Mauro. Apertura di Mauro a Laudrup. Tricella. Altobelli, un controllo non felice da parte di Spillo. Quindi Crippa, poi azione verso Carnevale, anche Carnevale controlla male e la palla gli sfugge. Tricella, Marocchi. Mauro. Laudrup lo affianca Di Agostini, Laudrup va via in velocità ma Corradini lo ferma molto bene, poi Crippa travolge un po' tutti. Azione possente da parte di Crippa, grandi falcate, il lancio verso Maradona, filtra bene il lancio, in seconda battuta c'è Tricella dopo che Maradona aveva potuto scartare il suo avversario diretto sull'intelligente lancio di Crippa. Marocchi, quindi Laudrup, Tricella, Mauro. Da Tricella verso Marocchi che si era spinto in avanti, c'è stato l'intervento di Francini su Marocchi. Movimenti sulla panchina del Napoli. Vediamo Mauro che batte la punizione. Il colpo di testa è stato di Francini. Marocchi, Marocchi ha un buon pallone, Carannante lo controlla, esce Giuliani, Carannante poi porta da solo la palla fuori dell'area di rigore, avendo visto scivolare il proprio portiere. Maradona, ottimo lo spunto di Maradona che resiste a due cariche e porta il contropiede ancora verso Renica, c'è un fallo su Maradona e l'azione però non era valida, la palla era finita fuori, l'arbitro aveva già fischiato il gioco, l'azione era proseguita ma l'arbitro aveva già fischiato il gioco, aveva, ecco l'azione, Maradona. C'è il fallo di Tricella su Maradona mentre la palla era finita poi nella zona di Careca che era andato al tiro con deviazione di Tacconi, ma tutto questo è stato inutile, il tiro di Careca, la prodezza di Tacconi, perché l'arbitro aveva già fermato il gioco assegnando il calcio di punizione per il fallo su Maradona che era stato bravissimo prima a resistere a due cariche. Maradona batte la punizione, lunga in aria, spara Tacconi, colpo di testa di Careca fuori. Dopo che il primo colpo di testa da parte di Carnevale era stato respinto da Tacconi, che adesso si sta molto arrabbiando con i compagni. Rivediamo l'azione, mentre Tacconi continua a discutere con i compagni. Ecco il primo colpo di testa di Carnevale, bravo Tacconi a respingere con le palme aperte. Poi c'è l'altro colpo di testa sulla ricaduta da parte di Careca con l'azione che finisce fuori. Colpo di testa di Carnevale al settimo minuto del secondo tempo col punteggio sempre di 2-0 in favore del Napoli. Carnevale recupera il pallone, una bella apertura sul fronte destro dello schieramento offensivo, Tricella controlla in due tempi evitando poi il calcio d'angolo, rinvia De Agostini, Laudrup. Era salito in avanti Corradini, imposta in profondità la squadra juventina, ma c'è un lancio
sul quale Renica non ha problemi, un lancio non molto preciso che Renica può tranquillamente controllare. Alemão, ottavo minuto del secondo tempo, verso Carnevale. Maradona, c'era un fallo di Carnevale, infatti vediamo battere una punizione per la Juventus. Laudrup, anzi era Marocchi, verso Altobelli, sul quale c'è sempre Ciro Ferrara. Il fallo di Altobelli su Ferrara, calcio di punizione già battuto per questo rinvio, e ora è Alemão che imposta. Renica, Corradini, Giuliani, molto lungo il rinvio di Giuliani, Carnevale, Maradona, arriva a sostegno Francini, bello spunto di Francini, il cross di Francini, colpo di testa mancato da un soffio per l'intervento di Bruno che si inserisce fra i due napoletani. Corradini recupera la palla che finisce però in fallo laterale. Bella azione del Napoli con il cross di Francini verso Careca e Carnevale. Maradona, fallo su Maradona. Alemão, Careca, va via ancora in velocità Bruno, cross di Careca troppo lungo, controllato da Mauro, il rilancio di Mauro, Barros, poi viene in avanti Tricella, ancora una palla recuperata dal centrocampo napoletano, ma questa volta la replica juventina, Marocchi prima, poi Galia, quindi De Agostini che ora è in azione. Laudrup, Mauro, sbaglio di Mauro che voleva toccare in profondità lungo linea per far proseguire e chiudere la triangolazione con Laudrup. Ecco in azione Renica, Maradona, Carnevale, fallo su Carnevale, c'era Bigliardi che si stava muovendo sulla panchina del Napoli, ancora ci sono movimenti, comunque finora ancora non è stata effettuata nessuna sostituzione nelle fine del Napoli, mentre la Juventus ha mandato in campo Favero al posto di Brio. Vediamo Renica e Maradona concertare questo calcio di punizione. Renica è dotato di un sinistro molto forte a lunga gittata, in queste situazioni è più spesso Renica a provare il tiro che non Maradona, si piazza opportunamente tacconi aspettandosi un tiro forte. Ecco la botta di Renica, molto alta, molto alta la conclusione di Renica. 11° minuto e 40 secondi, ecco Alessandro Renica, nato in Francia, ad Anneville, che torna a occupare il suo posto di libero nella retroguardia del Napoli, mentre dalla parte opposta Tacconi effettua le operazioni di rimessa in gioco. 12 minuti, 2-0 per il Napoli, che ha così annullato lo 0-2 subito a Torino. Esce Tacconi protetto da Tricella su questo rilancio che era stato effettuato da Ferrara direttamente sul rinvio della difesa juventina. Di Agostini, bell'intervento difensivo di Ferrara, poi però aggancia Laudrup, è bravo a liberarsi Barros, intanto viene servito Marocchi, il suo tiro va fuori, controllato dal portiere Giuliani. Ecco Marocchi che imbeccato da Laudrup ha tirato questo rasoterra
che Giuliani ha controllato facendo uscire fuori, seppure molto radente, il palo. Salta Galia, precede Maradona. Marocchi, arriva poi Corradini, Carnevale, Laudrup. Bell'inserimento di Carannante per Francini. Va via ancora Francini cercando nuovamente lo spazio per il cross. Su Francini è andato a chiudere Tricella. La rimessa in gioco dello stesso Francini. Maradona, Francini, quando parte il cross l'arbitro ha già fischiato e ha segnato un calcio di punizione in favore della Juventus per l'irregolarità di Francini. Mauro, restano in avanti i napoletani per effettuare il pressing sul giocatore che sta per battere la punizione, poi Tricella rompe gli indugi servendo tacconi, braccato da Carnevale che è lì in agguato. Mauro, ancora Ferrara, rinviato anticipando Altobelli. Rimessa in gioco di Mauro. Carannante. Il rinvio di Alemão in palla stava per favorire Barros, sul quale è andato a chiudere ancora Ferrara in fallo laterale. Rimessa in gioco juventina di Mauro. Marocchi, rinvio di Renica che è un tutto sinistro. Carnevale, Galia, dopo l'intervento di Favero che controlla Carnevale. Favero ha preso il posto di Brio, non è cambiato lo schieramento tattico. Brio controllava Carnevale e Favero ha preso il posto del compagno anche nella marcatura, essendo rimasto Bruno su Careca e Galia su Maradona peraltro. Ecco Ferrara che controlla in marcatura Altobelli. Ecco Renica. Rilancio lungo di Agostini. Francini. Per Carannante. Cross di Carannante, la palla sfila verso Careca e al centro Carnevale. Favero su Careca in questa circostanza con raddoppio di marcature. Favero in un secondo tempo rinvia ma raccoglie Corradini che controlla male, prova un tackle scivolato vincente, un secondo comunque perde definitivamente la palla. Marocchi cerca la Juventus di sfruttare il contropiede anche perché il Napoli continua a premere maggiormente. Carannante sbaglia l'appoggio. Carannante va poi in recupero, toglie la palla all'avversario ma in maniera scorretta, c'è il calcio di punizione per il fallo subito da Marocchi. Calcio di punizione decretato da Tirescian in favore della Juventus che qui Barros ha battuto rapidamente verso Mauro. Mauro ondeggiando va via Carannante, poi serve molto bene in profondità ma Alemão è bravo in copertura, si era sganciato in avanti Galia, l'uomo che controlla Maradona aveva tentato questa incursione offensiva. Giuliani invita ancora i compagni a portarsi sotto, effettua un rinvio molto alto ma anche molto lungo che spiove nella metà campo quasi vicino all'area di rigore avversaria. Salta Carnevale, cerca di girare verso Maradona che mette al centro dove però non c'era nessun compagno, quindi Laudrup, poi Mauro e affiancato da Tricella, serve al centro Barros, quindi Marocchi, Laudrup verso De Agostini, proiezione offensiva pericolosa, va Renica a contrastare il tentativo di cross con deviazione in calcio d'angolo del primo angolo del secondo tempo in favore della Juventus, due corner per parte su questa incursione di De Agostini. Vediamo che Maradona era andato in panchina
una spugnatura, magari anche qualche scambio di opinione con Bianchi, visto che c'è ancora grande movimento sulla panchina del Napoli. C'è un rilancio di Alemão. Carnevale gioca più centrale, Carnevale con Careca che si defila preferibilmente a destra ma qualche volta anche a sinistra per creare spazi per gli inserimenti di centrocampisti e difensori. Avanza la Juventus, però adesso Barros. Alemão non controlla, quindi insiste ancora la Juventus, ribattuto da Renica. Questo tentativo di tiro, arriva anche Carnevale, tutto il Napoli ripiega nella sua metà campo in questa azione di gioco. Laudrup filtra il pallone, esce Giuliani, ma l'arbitro aveva segnalato, il guardalinea aveva segnalato un fuorigioco e infatti si riprende la partita con un calcio di punizione in favore della difesa della squadra napoletana. Ecco Renica che scambia con Giuliani, 18 minuti e 45 secondi. Francini, Renica, lancio a lunga gittata, Careca, con rovesciata, cerca di liberarsi dell'avversario, che è sempre Bruno, l'arbitro assegna il calcio di punizione. Vediamo se è calcio di punizione o rimessa laterale, dovrebbe essere un calcio di punizione, e così infatti calcio di punizione in favore del Napoli per il fallo di Bruno su Careca. Vediamo Maradona, Francini in area, punizione battuta proprio sul corpo del giocatore nella mini barriera. Ancora Crippa, ripropone il cross verso Carnevale dopo il colpo di testa di Careca, ma c'è il fallo di Carnevale che spinge irregolarmente l'avversario. Calcio di punizione in favore della difesa della Juventus. 20° minuto del secondo tempo, sempre Napoli 2 Juventus 0, situazione dunque di perfetta parità fra andata e ritorno. Se entro i prossimi 25 minuti nessuna delle due squadre segna, si dovrà ricorrere ai tempi supplementari. Galia prolunga di testa il rinvio di tacconi, quindi salta Alemão e colpisce di testa, quindi c'è un intervento su Barros da parte di Francini che mette in fallo laterale per la rimessa in gioco di Mauro. Favero, Tricella, Marocchi, De Agostini, Favero, Tricella, pressato da Maradona, indietro al portiere. Due squadre cominciano ad essere un po' stanche in questa fase centrale del secondo tempo, hanno speso molto nel corso del primo tempo, hanno avuto un avvio molto brillante, molto vivace. La rimessa in gioco è di Carannante, Maradona, Carannante, Francini, Ferrara, c'è dietro Renica in protettura, in protezione Ferrara sull'attacco di Altobelli, si libera disimpegnandosi con la collaborazione di Giuliani, che ha rimesso in movimento ancora Renica, Francini, Maradona, cerca ancora l'intervento in tackle scivolato, quindi Marocchi, Laudrup. Laudrup deve avere qualche problema di equilibrio, filtra il pallone in area ma su Barros stretto comunque e controllato dai due avversari, può uscire tranquillamente Giuliani, ancora in posta Alemão. Carnevale non riesce a controllare bene questo pallone, ribatte Maradona su Mauro, fase di stanca del gioco, ma è proprio veramente un senso di stanchezza che sta condizionando le ultime fasi. Favero, Mauro, Barros,
Francini controlla Barros. La rimessa in gioco ancora di Mauro. Laudrup, la palla arriva a Mauro, pericoloso cross che viene momentaneamente alzato, controllato poi da Carannante che va al rinvio, rinvio anche di Favero. Marocchi evita l'intervento da parte di Alemão, poi il tiro finale di Laudrup subisce qualche deviazione juventina e quindi c'era anche poi un fuorigioco. Infatti vediamo che si riprende con un calcio di punizione dentro l'area di rigore del Napoli in favore della difesa azzurra, ovviamente. Renica ricevuto da Giuliano. 23 minuti e mezzo del secondo tempo, ancora 2-0 del Napoli sulla Juventus. Renica ha impostato per Corradini, quindi Maradona. Bello spunto di Maradona, il lancio è per Carnevale, alle prese con Favero. Uno scontro, un duello, un confronto molto spigoloso, ovviamente. Mauro. Laudrup. Tricella. Va fuori il rinvio di Tricella, pressato da Alemão. Da Carannante, Maradona, Carannante ancora, mantiene in campo la palla, vediamo, sì, l'azione ancora prosegue, Carannante effettua un cross in area, la difesa juventina se la cava con questo rilancio lungo, raccolto però da Francini, è ripreso ancora da Alemão che imposta, cambiando il gioco dalla parte opposta, dove c'è Careca, come sempre puntuale, nel ruolo della destra, il brasiliano cerca di andare via in dribbling, si crea spazio, mette... cerca di servire Maradona, anticipato anche Alemão, riprende però Renica, insiste ancora il Napoli con Crippa, con Careca, con Alemão, ecco proprio Alemão che effettua questo lancio verso Carnevale che beneficia di un rimbalzo, poi apre un pallone verso Francini che viene però anticipato dalla pronta uscita di Tacconi, troppo lungo il lancio di Carnevale per Francini. Mauro. Marocchi, Mauro ancora, Francini lo precede. Alemão, bella partita del brasiliano. Aggancia però il centrocampo juventino, Laudrup, Laudrup supera un altro avversario, ha di fronte Crippa adesso. Collabora con Di Agostini ancora, Laudrup mette in mezzo, è un tiro cross che la difesa del Napoli fa scorrere via in innocuo. Renica. Di Galia, un po' di errori nella misura dei passaggi proprio frutto della stanchezza. Laudrup va ancora un cross, questa volta è controllato direttamente da Giuliani verso Alemão, Maradona, Careca, va via Careca al suo avversario, inserimento ancora di Crippa. Un po' scomposta l'azione, Careca però ancora arriva verso Crippa che arriva con un po' di ritardo, forse non si avvede della possibilità di quel pallone servito proprio lungo la linea del fondo campo. Riparte la Juventus, sia pure senza grande spinta, però cercando soprattutto di non esporsi. Pallone per Carannante. Pallo di Carannante, calcio di punizione in favore della Juventus. Favero, Marocchi, Tacconi. Intercetta Carannante ma colpisce male,
regala questo fallo laterale alla Juventus, proprio all'altezza della panchina bianconera. La rimessa in gioco di Mauro, che cerca di servire lungo Altobelli. Ferrara lo controlla, Renica, Alemao, Corradini in un'apertura un po' rischiosa. Corradini con un bel tackle in scivolata mantiene il possesso della palla. Crippa prosegue e quindi Careca, l'affondo napoletano sulla destra, Careca verso Carnevale, Crippa controlla di testa, ma nel fare questo poi perde il controllo della palla, cioè la possibilità del tiro. Bella azione, molto rapida, molto veloce, precisa nei passaggi. Intervento dell'arbitro, c'è un calcio di punizione in favore della Juventus. Battuta la punizione di Agostini, il cross in aria, il colpo di testa di Ferrara, controlla Favero, indietro c'è Tricella, le due squadre non esagerano mai in atti imprudenti. Galia, De Agostini, Crippa accompagna la palla in fallo laterale. Interessata questa incursione tentata da Bruno, i due terzini Bruno e De Agostini avevano operato questa incursione e Crippa ha sventato in fallo laterale. Ora vediamo Francini in copertura. Palla che finisce oltre il fondo ed è calcio d'angolo, sono così tre gli angoli per la Juventus. Nel primo tempo 2-1 gli angoli per il Napoli, nel secondo tempo tutti e due gli angoli battuti dalla Juventus, 3-2 il conto totale dei corner. Sullo spiovente colpo di testa di Renica che svetta altissimo. Careca cerca di sfruttare il contropiede, ma i difensori juventini sono ben pronti per evitare questo rischio con un lungo passaggio a tacconi che poi mette in azione Marocchi. Si defila Favero, Marocchi invece serve Tricella al centro. Mauro ancora per l'incursione di De Agostini, controllato ottimamente da Renica. Alemao, molto spazio davanti al brasiliano, possibilità di avanzare prima di impostare, cede poi a Maradona che apre molto bene per Corradini che a sua volta si è smarcato abilmente. Corradini ancora per Alemao, sempre spazio per Alemao, ribattuta, riprende ancora Maradona, avanza nuovamente la squadra napoletana con Crippa al cross verso Carnevale, verso Careca ed è la difesa juventina che però può precedere Maradona che era il più vicino dopo il doppio controllo tentato da Carnevale e Careca. Ancora l'azione juventina, si snoda con Tricella che viene in avanti, va in recupero ancora Crippa, riconquista lui stesso il pallone, lo serve a Giuliani che fa impostare una nuova azione. Alemao, Maradona, anche lui è un po' stanco. Galia ha messo in fallo laterale. Sono molti giocatori da una parte e dall'altra che nonostante qualche acciacco fisico, nonostante sicuramente una certa dose di stanchezza, sono ancora in grado di inventare la cosa che può risolvere la partita e la qualificazione. Ferrara, Maradona, Francini, Ferrara, Crippa, Maradona, pescato bene da Crippa, la gabbia su Maradona e ha rinviato Galia. Barros va via rapido, c'è un fallo fischiato dall'arbitro, battuto calcio di punizione a favore del Napoli.
Renica. Favero. Mauro. Barros. Controllato da Francini in calcio d'angolo, il suo tentativo di cross. Sono così quattro adesso gli angoli per la Juventus. Superata la mezz'ora, siamo al 33esimo minuto e 20. Battuto l'angolo, Mauro cerca di mirare il traversone, esce Giuliani, non controlla bene, sfiora soltanto la palla che poi viene ulteriormente controllata e spedita in fallo laterale per la rimessa in gioco ancora juventina. Verso De Agostini, Crippa, anzi era Carnevale, è arrivato in difesa a dar manforte ai compagni in questo frangente, ha guadagnato un calcio di punizione a proprio favore, così la sua squadra può distendersi ancora in avanti, allontanando l'azione soffocante della squadra avversaria. Renica cerca di pescare Carannante, aggancia bene al volo Mauro. Laudrup, Galia. Laudrup verso Tricella, sul quale interviene Alemão. Regolare l'azione di Alemão, Maradona, Carannante. Regolare anche questo intervento su Careca, che ora si è spostato a sinistra in questo frangente. Galia. Comunque vediamo che Bruno controlla sempre Careca dovunque si sposti. C'è un rinvio di Renica quando però l'arbitro aveva già assegnato il calcio di punizione in favore della Juventus. 35esimo minuto del secondo tempo, rivediamo l'azione. Marocchi. Intervento di Ferrara su Altobelli. Calcio di punizione in favore della Juventus dal limite, vediamo Altobelli sulla palla. Dietro c'è Laudrup, poi vediamo anche De Agostini che è un buon tiratore, un mancino può anche tirare da quella parte, c'è anche Laudrup. L'arbitro stava ancora verificando la barriera, quindi il tiro a sorpresa di De Agostini ovviamente non è ritenuto valido. Altobelli dietro Laudrup e De Agostini. Adesso la posizione della barriera dovrebbe essere finalmente giusta, l'arbitro è sulla palla, sarà lui a stabilire quando si va a tirare. Ecco che adesso è libera la possibilità di tiro effettuato da Altobelli direttamente sulla barriera, riprende Mauro. De Agostini non aggancia, Maradona dopo un intervento di Carnevale che spesso dà una mano in difesa. Ecco l'appoggio proprio a Carnevale. Carnevale è troppo solo, non è sostenuto dai compagni nell'azione, non può concludere. Barros, Mauro. Forse la Juventus ha un briciolo di energia in più in questo finale, appare più affaticata la squadra napoletana, ma mai al 37esimo minuto tutto è possibile a questo punto. Giocate individuali, invenzioni, ecco un tentativo che finisce fuori da parte di Crippa. Ecco infatti che la partita si avvia verso una conclusione che potrebbe trovare una soluzione anche estemporanea da parte di
una giocata individuale, un'invenzione particolare, movimento da parte del pubblico che si muove, si agita verso la tribuna d'onore, ma intanto il gioco prosegue. D'Alia fa ruotare la palla verso la destra, dove Mauro, mentre in avanti l'ha scattato Bruno, ma Mauro invece lancia dalla parte opposta a sinistra verso Marocchi, sul quale c'è ora Corradini. Marocchi e Corradini, poi è andato anche De Agostini, l'ultimo scontro era suo, l'ultimo contrasto, ed è stato anche suo il fallo. Battuta la punizione, rapidamente si rovescia in avanti la Juventus, un pallone che inganna un po' tutti e sfuma l'azione del Napoli. Carega aveva cercato il dribbling, ma poi il pallone ha finito per ingannare più lui stesso che l'avversario. Tricella, Mauro, intercetta Maradona, collaborazione di Francini, poi di Rennica dietro. Crippa, Careca ancora, cerca lo spunto personale Careca, arriva anche Carannante, Careca poi crolla, c'è forse un contrasto, ma Careca è più stanco che altro, forse avrebbe dovuto liberarsi prima della palla visto che arrivava in sovrapposizione Carannante. Gioco che comunque prosegue, 39 minuti e 50 secondi. Mauro, Ricella, Laudrup, De Agostini, verso Barros, non controlla. La palla gli sfugge e può impossessarsene Giuliani. Maradona, sovrastato Careca da Bruno in questa circostanza. Maradona vince ancora il tackle, Corradini, c'è un fallo su Carnevale da parte di Favero. Minuti e 50 secondi. Se nessuno segna nei prossimi 4 minuti si va ai supplementari. C'è Alemão sulla palla, dietro c'è Maradona. Battuta lunga. Poi Mauro completa il disimpegno difensivo. Reni che effettua ancora questo rilancio lungo nell'area, posizione regolare, non c'era fuorigioco. Carnevale lascia ad Alemão, va via Alemão, va e lascia molto bene a Carannante. Carannante cerca di andare al cross che gli viene controllato, smorzato, non è neanche calcio d'angolo. La difesa juventina può rinviare lungo verso Mauro. Giuliani è uscito dalla porta, deve rientrare, ma lo fa in tempo utile per evitare l'attacco di Laudrup, per evitare anche di dover ricorrere al fallo di mano. Maradona rilancia, si sta giocando quasi al tutto per tutto in questi ultimi 3 minuti ormai che restano da giocare prima di un eventuale ricorso ai tempi supplementari. Mauro, Marocchi, Carannante, Alemão, Carannante, Maradona, sempre controllato da Galia, Crippa, per Francini, Francini che è stato
importante uomo gol nei turni precedenti. Calcio di punizione in favore del Napoli. 42 minuti e 50 secondi. Sale l'urlo d'incitamento del pubblico, battuta ancora questa punizione senza che l'arbitro avesse consentito la ripresa del gioco. Anche Corradini a fianco di Renica, che sta per battere la punizione. Ecco il lancio di Renica, molto lungo verso Carnevale, che gira di testa, voleva forse far la torre per qualche compagno, la palla gli si è girata troppo nella zona dell'area di porta dove Tacconi non ha avuto problemi. Di effetto lui stesso il rinvio verso Mauro. Laudrup va al tiro alto di un soffio. Bella giocata di Laudrup, intelligente, la sua conclusione, aveva visto la possibilità, aveva meglio intravisto la possibilità di cogliere lo specchio della porta, cosa che ha mancato non di molto. Tiro di Laudrup dopo 44 minuti della ripresa. Un rilancio di Renica. Controlla male Carega, la palla gli sfugge in fallo di fondo, va a fondo campo. Carega si è molto prodigato nel primo tempo, adesso anche lui sembra un po' affaticato, come del resto tutti i giocatori in campo. 44 minuti e 44 secondi. Movimento sulle panchine, richiamata l'attenzione dell'arbitro Kirschen. Kirschen indica anche il tabellone luminoso, poi fa vedere ai giocatori il suo orologio. Tabellone che segna 43 minuti. Per noi il tempo è scaduto da una ventina di secondi invece. Comunque quello che fa fede ovviamente è l'orologio dell'arbitro. Ecco che infatti comunque vadano le cose. Finisce l'incontro sul 2-0. Quindi bisognerà andare ai supplementari. Adesso la linea torna allo studio di Roma. Ci risentiremo più tardi con la diretta per i supplementari. Probabilmente sui tempi supplementari. Punteggio dei 90 minuti, 2-0, ormai l'abbiamo più volte ripetuto con i gol di Maradona e di Carnevale, ma lo ripetiamo a beneficio dei telespettatori della Campania che entrano adesso in collegamento diretto con il San Paolo di Napoli. Il primo tempo è stato caratterizzato dai due gol del Napoli, al decimo Maradona su calcio di rigore per un fallo su Careca da parte di Bruno, e al 45esimo il gol di Carnevale lanciato da Alemão, bravissimo ad approfittare di una leggerezza da parte di Mauro, gli ha rubato il pallone a centrocampo e ha servito Carnevale che ha battuto Tacconi dal limite. Nel secondo tempo maggior pressione del Napoli, ma comunque controllo tranquillo della partita da parte della Juventus senza grossissime emozioni, e ora si è ripreso il gioco. La Juventus in maglia bianconera gioca alla destra dei vostri schermi come nel primo dei tempi regolamentari. Esce Giuliani e blocca la palla. Viene ora la conferma che il quanto già avevamo visto nel corso dei minuti finali, proprio diciamo dei secondi finali, c'era stata una mancanza di sincronizzazione fra il cronometro elettronico del tabellone del San Paolo e quello dell'arbitro. Ma naturalmente faceva fede quello dell'arbitro, la sensazione l'avevamo già avuta, del resto il nostro cronometro era praticamente d'accordo con quello dell'arbitro.
mentre il tabellone segnava ancora che mancava qualcosa di gioco. Ecco una incursione di De Agostini sul quale interviene Renica, palla che finisce a fondo campo. Finora gli angoli sono stati 4-2 in favore della Juventus nel corso dei 90 minuti regolamentari. Questo è il primo della primo tempo supplementare, quindi il quinto angolo per la Juventus. Ecco l'angolo battuto fuori per Laudrup, ribattuto da Corradini, il tiro di Laudrup. Corradini aveva intuito le intenzioni degli juventini. Juventus che comunque continua a manovrare con Favero, fermato in ripiegamento da Carnevale. Francini, Carnevale ancora. Alemão. Cambia il gioco per Crippa nel versante opposto. Inserimento di Corradini. Careca. Bello spunto di Careca, cross, il tiro viene respinto da Tacconi, che forse si aspettava più un traversone che un tiro quasi in porta. Laudrup. Ricella. Poi Magrin, che è il numero 14. Dovrebbe essere entrato dunque Magrin nella Juventus. Ecco Altobelli, buon pallone per Galia e Renica provvede poi a rimediare. Colpo di testa ancora di Renica. Laudrup. Laudrup va al tiro fuori, controlla Giuliani. Avvio di primo tempo supplementare con una maggiore pressione da parte della Juventus che, come vi dicevo, ha sostituito Mauro con Magrin, che è entrato nel primo tempo supplementare al posto di Mauro. Già due sostituzioni fatte dalla Juventus nel primo tempo. Al 35esimo Brio ha lasciato il posto a Favero, all'inizio del primo tempo supplementare Mauro ha lasciato il posto a Magrin. Careca, pronto il cross, arriva in qualche modo la difesa juventina a, con Favero a precedere Carnevale, ma in calcio d'angolo. Terzo corner per il Napoli, va Maradona a battere il calcio d'angolo. Cross verso Francini anticipato, riprende fuori area Alemão. Alemão attaccato, perde la palla, Barros sul quale interviene però prontamente Renica, mettendo fine a un pericoloso contropiede che la Juventus stava inscenando grazie alla rapidità di movimento di Rui Barros. Marocchi rallenta adesso il ritmo, la Juventus che appare più determinata in questo scorcio iniziale di primo tempo supplementare. Marocchi verso Bruno, poi l'azione è proseguita da Tricella. Galia, Barros. Magrin, svirgolato questo intervento difensivo da parte di Ferrara, mentre ecco che c'è anche il primo cambio nella squadra del Napoli. Dovrebbe essere, vediamo un po' se esce, chi esce, forse entra Bigliardi. Dovrebbe uscire Maradona, che ha lasciato infatti la fascia di capitano a Careca. Abbandona Maradona, esce Maradona ed entra Romano. Entra Romano. Entra col numero 14 al quinto minuto
del primo tempo supplementare romano, al posto di Maradona, che era un po' sofferente, l'abbiamo visto spesse volte andare verso la panchina a chiedere l'intervento del massaggiatore Carmando per cercare di risolvere al volo qualche problema che stava riacutizzandosi. Ora ha dovuto arrendersi Maradona, è un fatto abbastanza grave anche in previsione di un'eventuale serie di rigori da tirare. Maradona è il rigorista principe del Napoli. Ecco in azione Tricella. Sesto minuto e 40 del primo tempo supplementare, Napoli conduce per 2-0 ed ha annullato lo 0-2 della partita di andata. C'è ora questo calcio di punizione in favore della Juventus, vediamo Magrin sulla palla, l'ex atalantino, uno specialista dei calci piazzati, può tirare direttamente in porta ma sa anche effettuare il traversone a seconda delle circostanze. C'è Galia in area con Marocchi e con Altobelli e con Barros, al limite c'è anche De Agostini che ora entra nell'area. Ecco la parabola, alta al colpo di testa di Corradini, riprende la Juventus fuori dell'area con Favero che ripropone questo cross controllato proprio da Romano, giocatore che è entrato al posto di Maradona. Careca fermato, Careca ha assunto le vesti di capitano dopo l'uscita di Maradona. Trippa, verso Careca, va a terra, si lamentano i napoletani, l'arbitro non ravvede gli estremi del calcio di punizione, quindi il gioco prosegue con Laudrup e Agostini, Marocchi, Tricella era avanzato come spesso fa nel versante destro, Magrin, Marocchi, vicino a lui c'è Laudrup, Marocchi serve in area, lungo Ferrara, anticipa tutti, controlla con il destro, poi cercava il rinvio, invece ha ingannato tutti, ha aspettato di liberarsi degli avversari, poi serve Carannante, verso Carnevale, scontro ruvido con Favero, Tricella, Marocchi, più avanti c'è Laudrup, viene servito invece Magrin verso Altobelli, c'è un fallo e c'è un calcio di punizione in favore della Juventus. 9 minuti 9 secondi del primo tempo supplementare, sempre 2-0 per il Napoli, è come se le squadre fossero ora sullo 0-0. Palla verso Tricella, fuori gioco, era stata segnalata la posizione irregolare del giocatore juventino, si riprenderà infatti proprio da quel punto dove si è andato a portare l'arbitro Kirschen, diretto molto bene Kirschen. Adesso la partita è stata agonisticamente molto sostenuta, però mai cattiva, l'arbitro ha subito ammonito, nei primi minuti ha ammonito Crippa, Galia e Tricella, facendo intendere di non accettare assolutamente gioco troppo ruvido, e la partita è stata molto corretta, senza episodi sgradevoli. Careca gira molto bene ma è in fuorigioco, forse millimetrico, comunque è stato prontissimo il guardalinea a far scattare la bandierina, ma era stato molto intelligente Careca a girare quella palla verso Carnevale. Magrin, in velocità supera Carannante, è molto più fresco Magrin, effettua questo cross sul quale interviene poi in recupero Alemão e spazza l'area di rigore in fallo laterale con questo suo rinvio al decimo minuto e mezzo.
Corradini, Romano, cerca di distendersi in avanti la squadra napoletana, Romano viene fermato in fallo laterale, ovviamente la stanchezza adesso, tanto vediamo che anche Bigliardi sta preparandosi a entrare in campo. Sono rimasti a disposizione soltanto Bigliardi e Neri, oltre ovviamente il secondo portiere di Fusco. Ecco Crippa per Ferrara, rinviene su di lui De Agostini, Laudrup, Ferrara ancora gli toglie la palla, ma ancora Bruno affiancato da Marocchi. Rimessa in gioco con il calcio di punizione di Bruno verso Laudrup, Tricella, ancora Tricella. In avanti c'è Altobelli, un po' isolato, Barros sulla tre quarti, agisce intanto Laudrup. Laudrup, buono spunto di Laudrup, ha un rimpallo favorevole, poi però Corradini spazza la propria area di rigore con un rinvio lunghissimo proprio dal limite. Rimessa in gioco Juventina, intanto c'è Carega che è rimasto a terra e c'è l'intervento dell'arbitro che assegna il calcio di punizione al Napoli per l'intervento scorretto su Carega. I giocatori approfittano di ogni pausa per cercare di dissetarsi, per cercare di recuperare un po' di fiato. Reniche sulla palla, solito lancio a gittata lunga con il sinistro, Careca cerca il solito spunto in dribbling, forse c'è qualche scorrettezza segnalata prontamente dal guardaline che assegna la rimessa al Napoli. Alemão cercava il palleggio, Laudrup lo contrasta, anzi è Marocchi, Bruno, Tricella, De Agostini, anticipato bene da Crippa e poi c'è un fallo, questa volta c'era il fallo, l'arbitro fa proseguire per il vantaggio il tiro di Alemão, ribattuto, ci riprova Crippa, ribattuto anche il tiro che rimpalla e favorisce Altobelli, possibilità quasi di contropiedi che comunque la Juventus non sfrutta, preferendo invece il disimpegno al portiere. Magrin, Marocchi, Laudrup, De Agostini, Laudrup, avanza Tricella, Corradini alle prese con Barros, Corradini controlla il portoghese. Ricordo che la Juventus ha schierato due dei suoi tre stranieri, ha preferito lasciare in panchina Sasha Zavarov utilizzando Rui Barros e Mikael Laudrup. Il Napoli invece ha schierato inizialmente tutti e tre i suoi stranieri, l'argentino Maradona, i brasiliani Careca e Alemão, ma nei primi minuti del primo tempo supplementare Maradona ha dovuto lasciare, abbandonare la partita, non ce l'ha fatta più, sostituito da Romano, e quindi ora per il Napoli soltanto i due brasiliani Alemão e Careca. Rimessa in gioco per la Juventus di De Agostini, Altobelli, rinviene Corradini, ma finisce il primo tempo supplementare. Ancora un quarto d'ora, adesso le squadre in teoria non dovrebbero fermarsi, dovrebbero semplicemente invertire la posizione in campo e riprendere subito il gioco per disputare il secondo tempo. Sui volti la tensione ma anche la stanchezza, che potrebbe diventare un elemento determinante. Abbiamo avuto la sensazione che nel finale del secondo tempo, una sensazione che si è ulteriormente accentuata in questo primo tempo supplementare, la Juventus avesse un
briciolo di risorse energetico in più rispetto al Napoli, che nel primo tempo ha speso molto per cercare di arrivare subito a ribaltare la situazione. Del resto la partita nel risultato dell'andata, il 2-0, non lasciava altra possibilità al Napoli se non una partenza rapida, aggressiva, per cercare di ottenere subito il gol. Ecco Dino Zoff sulla sua panchina, sono rimasti il secondo portiere Rubini, Zavarov e Buso. In campo internazionale, in Coppa UEFA, sono ammesse tre sostituzioni. Ora il Napoli provvede un'altra sostituzione facendo entrare Neri al posto di Carannante. Entra Neri al posto di Carannante. Neri è un romagnolo di Bellaria, cresciuto nel Bellaria, poi ha girato alcune squadre e proviene ora dall'Ancona. Giocatore che ha già esordito in Serie A in questo campionato e anche segnato. È cominciato il secondo tempo. Alla vostra destra, in maglia azzurra, il Napoli, di cui vi ricordo ora lo schieramento: Giuliani, Ferrara, Francini, Corradini, Alemão, Renica, Neri, Crippa, Careca, Romano e Carnevale. Neri è il 16 e Romano il 14. La Juventus con Tacconi, Bruno, De Agostini, Galia, Favero, Tricella, Marocchi, Uribarros, Altobelli, Magrin e Laudrup. Magrin è il 14 e Favero il 13. Due sostituzioni per parte, ancora una ultima chance rimasta agli allenatori per cambiare o sostituire un giocatore, secondo il regolamento UEFA. E sono rimasti ancora 14 minuti e poco più. E l'arbitro ha fermato il gioco, l'incursione di Neri stava proseguendo, ma c'era stato il fallo su Careca. Ecco l'azione, Careca che ha la fascia di capitano, su di lui va Bruno ed è un fallo piuttosto brutto, un fallo piuttosto brutto perché non c'era più neanche la palla. Intanto l'azione era proseguita con Neri, ma l'arbitro aveva, su segnalazione del guardiani, che aveva sventolato moltissimo la sua bandierina gialla, aveva naturalmente fermato il gioco. Renica batte la punizione. Mancano tutti l'intervento e la palla sfila via a fondo campo. 1:50 dell'ultimo tempo supplementare. Se anche questo residuo scampolo di partita non produrrà altri gol, si dovrà ricorrere ai calci di rigore. Colpo di testa di Crippa, che in questo secondo tempo supplementare gioca a sinistra perché a destra si è portato Neri, quindi cambia la posizione in campo di Crippa, che era sempre stato centrocampista di destra, esterno, nel ruolo che normalmente usa ricoprire Nando De Napoli, oggi in tribuna insieme a Fusi perché entrambi squalificati. Romano appoggiato indietro a Giuliani, che si appresta al rinvio. In genere ha fatto sempre rinvii lunghi, questa volta preferisce lo scambio con Renica, ancora con Renica. Palla che filtra verso Neri. Neri e Carnevale ora sostengono Careca in attacco. Romano gioca sulla destra adesso, l'avete visto, questo è il suo intervento. Marocchi cerca di velocizzare la manovra. A proposito dell'eventualità dei rigori, va notato che è uscito un grande specialista come Maradona, invece è entrato un altro specialista come Magrin. Marocchi, Crippa,
Renica deve fare il rinvio lungo, che comunque arriva nella zona di Carega, di Carnevale. Carnevale alle prese con Favero, mantiene il possesso della palla Andrea Carnevale, autore del secondo gol del Napoli. Subisce il fallo da parte di Carnevale, il Napoli beneficia di questo calcio di punizione. Alemão. Non filtra il tentativo di cross di Alemão. Ancora Alemão in tackle. Marocchi. Pallone per Altobelli verso Laudrup, non si completa questa combinazione Altobelli-Laudrup, che era stata portata molto pericolosamente in velocità. Neri. Ancora un sventolio da parte del guardaline che assegna la rimessa alla Juventus. Con un calcio di punizione già toccato. Grande carica agonistica del Napoli nel primo tempo, maggior tenuta della Juventus di fondo nel finale. Colpo di testa ora di Ferrara. Magrin. Un rinvio di Ferrara per impedire a Parrosh di proseguire. Ferrara gioca su Altobelli, su Parrosh c'è quasi sempre Francini, anche se i due hanno un movimento tale che qualche volta li allontana dal confronto diretto. Magrin effettua un traversone direttamente sul fondo. Si perde. Ecco Magrin. Renica. Corradini. Provato Corradini, scivola, perde il possesso della palla e poi è costretto a ricorrere a un fallo di mano. La stanchezza è evidentissima in questo finale di partita. Settimo minuto del secondo tempo supplementare, ancora 8 minuti da giocare. Colpo di testa di Francini, ecco Romano, va al centro intanto Careca, non riesce a partire il cross. Barros, Marocchi verso Laudrup ed è Alemão che controlla Laudrup e poi rischia il passaggio all'indietro al portiere, sicuro però di quello che aveva fatto nel controllo e della palla e dell'avversario. Careca, fra tre avversari Careca non riesce a svincolarsi. Tricella, Laudrup, sicuramente con maggior fondo la Juventus, stanchissima e provata la squadra del Napoli. Magrin. Altobelli. Perde il tackle su Ferrara, Altobelli, Alemão cerca di impostare personalmente, va via oltre la metà campo, Corradini lo aiuta bene in questa azione, Carnevale troppo lungo il passaggio di ritorno per Neri, troppo lungo il passaggio di ritorno, una delle migliori azioni del Napoli in questa fase dei supplementari. Si esaurisce così all'ottavo minuto e 50 secondi.
meno di 7 minuti alla fine. Bruno. Rinuncia al pressing del Napoli. I giocatori non ce la fanno più. Tricella. Galia. Marocchi. Laudrup. Marocchi. Buon anticipo di Alemão su Galia, che era il giocatore che controllava Maradona. Ancora un possibile contropiede del Napoli, fermato molto bene da Tricella. E replica adesso la Juventus. Magrin, ma anche la Juventus non rischia l'affondo. Tricella per Barros. Scivola anche Barros. 5 minuti esatti alla fine dell'incontro. Se non si segna entro i prossimi 5 minuti si va ai calci di rigore. Renica. Corradini. Careca. Romano. Altobelli. Palla che arriva verso Carnevale. Carnevale difende ancora la palla, mette al centro, tocco all'indietro verso l'attento Tacconi per sbrogliare questa situazione che si rendeva pericolosa nell'area della Juventus. Ormai la partita dal punto di vista tattico e anche agonistico ha detto tutto. Soltanto un'invenzione o un errore o una grande giocata possono risolverla, ma le due squadre hanno fatto in pieno il loro dovere. Napoli ha saputo ribaltare la situazione, la Juventus ha saputo se non altro limitare i danni. Entrambe hanno raggiunto il loro traguardo minimo, che era questo. C'è una rimessa, c'è un calcio d'angolo ed è il sesto in favore della Juventus. Il colpo di testa poi da parte di Corradini, quindi il rinvio perentorio in fallo laterale. Neri ovviamente non può agganciare quel pallone, Laudrup lo rimette in gioco. Dodicesimo, Marocchi. Tenta la fondo Marocchi ancora una volta. Poi ha già fatto nel primo tempo, tenta una conclusione, questa volta il tiro alto nettamente fuori bersaglio. Ecco inquadrato l'ex bolognese Marocchi alla sua prima stagione nelle file della Juventus. Careca. Scambio in con Romano in spazi brevi, poi Romano perde il tackle, Laudrup dopo l'intervento di Galia, quindi Magrin che imposta. C'era una posizione irregolare degli juventini. Il gioco riprenderà infatti con un calcio di punizione in favore della difesa del Napoli. 2 minuti alla conclusione. Di Giuliani, sfiora Francini verso Carnevale che sta per entrare in area, va a un tiro cross direttamente fuori. C'è una deviazione sul tiro cross di Carnevale ed è angolo, quarto calcio d'angolo e siamo al 13° minuto e 40. Potrebbe anche essere una delle ultime azioni importanti di questa partita, questo calcio d'angolo. Ferrara,
batte la punizione, serve Crippa, Corradini mette nel mucchio in mezzo, saltano un po' tutti, rimpallo su un tiro, esce poi Carnevale a riconquistare la palla, effettua il cross, mischia e gol! Gol! Il Napoli al 40, al 14esimo ha segnato con Renica, gol in questa azione nata proprio dall'ultimo episodio. Vi lascio immaginare il tripudio che sta avvenendo qui sullo stadio, in campo. Ecco che opportunamente il regista Gambuti sta girando le sue telecamere a far vedere quello che avviene in campo, ed è, vi assicuro, una minima parte quello che riuscite a percepire con queste immagini dell'esplosione di gioia che c'è qui intorno anche alla nostra postazione. Sono ricomparsi i fumogeni, il Napoli ha segnato al 14esimo minuto del secondo tempo supplementare, quando mancavano meno di 60 secondi ai calci di rigore. Rivediamo l'azione, ecco Careca, era stato battuto un calcio d'angolo, Careca alle prese con Bruno, mette in mezzo, si sviluppa una mischia, gira di testa credo Renica, ma nella mischia non sono sicurissimo. Rivediamo, c'è Renica col numero 6 lì, vediamo se è proprio lui, e infatti è proprio lui, colpisce un po' sporco, fra tempia, non pulitissimo, e il colpo di testa di Renica vale la semifinale per il Napoli. Vedete tacconi, un'immagine emblematica, un'immagine che testimonia tutto lo stato d'animo del portiere juventino. Intanto il gioco è ripreso perché bisognerà ancora, siamo al 16esimo adesso, c'è qualcosa da recuperare ancora. Adesso se la Juventus segnasse passerebbe la Juventus, ma non c'è più tempo, è finita. Il Napoli ha battuto per 3-0 la Juventus e si è qualificata per le semifinali. È il Napoli dunque la squadra che si affianca a Sampdoria e Milan in questa conquista del calcio italiano di tutte e tre le semifinali. In tutte e tre le coppe, in Coppa dei Campioni c'è il Milan, in Coppa delle Coppe c'è la Sampdoria, in Coppa UEFA va avanti il Napoli, che ha battuto in una partita ricca di emozioni quando mancavano meno di 60 secondi alla fine dei tempi supplementari la Juventus, in una partita che purtroppo lascia fuori una squadra italiana. È un vero peccato per quello che abbiamo visto 15 giorni fa a Torino e questa sera a Napoli, che una delle due squadre debba uscire fuori. Entrambe veramente avrebbero meritato in questo momento, e forse il calcio italiano avrebbe meritato di portare quattro squadre. Il sorteggio ha voluto che ci fosse questa sorta di spareggio, ha prevalso il Napoli dopo che la Juventus aveva vinto all'andata per 2-0. Il Napoli ha ribaltato la situazione con lo stesso 2-0 nato quasi in circostanze analoghe, tutto maturato nel primo tempo, ha risolto quel colpo di testa di Careca a meno di 60 secondi dal fischio dell'arbitro che avrebbe portato le squadre ai calci di rigore. È tutto dal San Paolo di Napoli, mentre ecco il regista Gambuti ci ripropone ancora l'episodio chiave, l'azione di Careca, la forza della disperazione, il colpo di testa in mischia di Alessandro Renica, il gol di Alessandro Renica porta il Napoli in semifinale. Adesso è veramente tutto dallo stadio San Paolo, linea ancora allo studio di Roma. Buonanotte dal San Paolo di Napoli.